Un saluto da Gerardo Paterna, bentrovati. Oggi abbiamo in collegamento Paolo Managò della società SSD, produttrice del noto Agim Online, che è il software specializzato per le agenzie immobiliari. Ciao Paolo e bentrovato. Ciao Gerardo e bentrovati a tutti. Allora, senti, partiamo subito con le domande, quindi della sfida dell'agente immobiliare nella gestione, quindi dei dati legati all'agenzia immobiliare. Qual è la situazione di fatto ad oggi? La situazione è che, diciamo, c'è una consapevolezza di dover gestire il dato in maniera migliore, è una consapevolezza che sta aumentando, anche se generalmente in media, diciamo, gli agenti immobiliari stanno un po' scoprendo questa nuova metodologia di lavoro, quindi ancora non siamo ben edotti sull'argomento, però ci stiamo arrivando, ecco. Dal tuo punto di vista, come cambierà in futuro l'organizzazione dei dati per le agenzie immobiliari? Secondo me, stiamo avendo un momento di passaggio molto, molto importante, perché parto un po' da lontano, no? Parto dal periodo pre-crisi, dove la gestione del dato, intesa come gestione dell'acquisizione dell'immobile, era molto più centrale sull'attività dell'agente immobiliare. In questi anni si capisce che si sta passando in una fase in cui la gestione della richiesta diventa ancora più importante. Oggi il tempo medio di vendita di un immobile si è allungato molto. La tendenza è quella di catturare l'attenzione di chi richiede, di chi cerca casa, in maniera più efficace. Quindi la gestione del dato sta passando dalla centralità dell'acquisizione del prodotto alla centralità della richiesta. Questo è un fattore che indubbiamente chi ha capito che stiamo passando attraverso questa fase è sicuramente un passo avanti rispetto agli altri. Ma scusami, quindi mi stai dicendo in pratica che, diciamo così, le tante informazioni che sono disponibili online in qualche modo rallentano e allungano, se vuoi, i tempi di vendita? Dunque, potrebbe essere, diciamo, è una parte del discorso questa, no? Sì, secondo me contribuiscono anche in qualche modo ad allungare. Perché? Perché c'è una scelta maggiore, c'è una scelta più ampia. Quindi avendo tante informazioni disponibili, quindi potendo insomma, consultare un parco immobili molto, molto più ampio, è chiaro che si diventa un attimino più esigenti, no? Quindi questo è un po', ma questo in generale, non solo nel settore immobiliare, questo succede un po' da tutte le parti, basti pensare ai vari marketplace, Amazon o cose di questo genere, quando una volta ti volevi comprare un paio di cuffie, andavi in un negozio, ne vedevi due o tre modelli e li compravi. Oggi devi scegliere tra centinaia di modelli che ti vengono proposti online. Ora non voglio paragonare le cuffie a un immobile, ci mancherebbe altro, però chiaramente questa, diciamo, questa esigenza, questo lato dell'esigenza del consumatore che è molto più attenta, può portare, diciamo, a un sovraccarico di informazioni che l'utente poi, diciamo, il potenziale acquirente deve elaborare e in qualche maniera, quindi questo impiega anche più tempo. Però, Ora, come può Agim aiutare l'agente immobiliare nella gestione del dato e quindi, se vogliamo, anche nell'ottimizzazione quindi dei processi di produzione del servizio? ma guarda, Agim in realtà è uno strumento che fa del dato e la gestione del dato, non per niente si chiama gestionale, è la cosa più importante. Agim è anche uno strumento per, che ne so, mandare gli annunci sui portali, quindi uno strumento di marketing, mandare gli annunci sui portali, fare attività di web marketing, di email marketing, con tutte, insomma, le dovute cautele, lato privacy. Quindi ha una serie di strumenti che riguardano proprio la parte di gestione delle informazioni intesa come pubblicazione online e quindi la parte di marketing, ma soprattutto è un CRM, quindi gestisce la relazione con il cliente. Stiamo parlando sia del proprietario che l'acquirente. Come abbiamo detto prima, l'acquirente diventa centrale in questa fase e di conseguenza sapere esattamente per filo e per segno quella che è la preferenza del cliente, l'attività svolta sul cliente, quelli che sono gli immobili che gli ho mandato in visione, le email che gli ho mandato, le telefonate e
tutto ciò che io ho fatto con il cliente diventa una cosa molto importante. Quindi uno strumento del genere, se utilizzato diciamo, al meglio, può sicuramente diciamo, essere molto d'aiuto proprio per la gestione della relazione del cliente. E volevo citare un passaggio della dottoressa Anna Carbonelli. Lei dice: le tecnologie ci devono ovviamente essere, bisogna utilizzare piattaforme ed essere consapevoli che oggi i dati hanno un'importanza determinante e rappresentano la benzina per le piattaforme. Se i dati non sono aggiornati o non sono puliti, è inutile comprarsi grandi algoritmi e grandi gestionali. È una frase che quando l'ho letta ho detto: adesso la stampo, la metto dentro nel mio ufficio, perché effettivamente ha ragione. Diciamo, i dati sono la benzina diciamo, per le piattaforme, ma è la gestione del dato poi alla fine quella che fa la differenza. Quindi, se il dato è pulito, è aggiornato, un gestionale ti deve aiutare proprio in questa fase qua. Senti, volevo fare con te un paio di passaggi, quindi su quanti agenti immobiliari secondo te utilizzano un gestionale e poi fare una differenziazione per evitare poi di cadere in confusione fra gestionale e se vogliamo sparaportali, no? Che pare essere quello che insomma conquista ancora il cuore di tanti agenti immobiliari. Dunque, sì, allora, per quanto ci riguarda, gli agenti immobiliari, comunque le agenzie immobiliari che utilizzano nel nostro caso specifico Agim, sono circa 1.100. Caspita, bel numero. Sì, un bel numero, un bel numero. Gli operatori sono ancora di più, perché poi in ogni agenzia magari ci sono diversi operatori. Comunque, diciamo, siamo intorno alle 1.100 agenzie. Che rappresentano una buona, come dire, fetta di mercato, però ancora c'è molto da fare, nel senso che le agenzie, a seconda delle stime, non si sa, non si è mai capito quante sono in Italia precisamente, però insomma, se si parla, insomma, ci si aggira sempre intorno ai 30.000, ma insomma, sono dati che lasciano un po' il tempo che trovano. Quindi diciamo, c'è ancora una bella fetta di mercato che ovviamente una parte utilizzano altri sistemi gestionali e un'altra parte magari non utilizzano affatto strumenti, oppure utilizzano quelli che tu chiamavi prima gli sparaportali. Diciamo, gli sparaportali era in realtà un modo un po' grezzo diciamo, di chiamare alcuni strumenti che si occupano solo della pubblicazione degli immobili su diversi canali online, quindi sui portali e magari anche qualcosa altro di affine, insomma, di simile. Anche Agim, ovviamente, tra le sue funzionalità, ha anche la funzionalità di multiposting, quindi la possibilità di inviare gli annunci sui portali, sul proprio sito. Tra l'altro, dall'Agim e dal gestionale, no, il nostro cliente gestisce anche quella che è magari la vetrina del sito internet e tante altre piccole informazioni che aiutano, insomma, a pubblicare l'immobile meglio sul proprio sito. Beh, chi utilizza, diciamo, solamente questi strumenti, cioè quelli che si limitano a pubblicare l'annuncio, ha ancora il concetto antico che ti dicevo prima, quella della centralità dell'informazione basata sul prodotto, no? E non sul cliente. Quindi questo non dico che sia sbagliato, è un metodo di lavoro che magari può essere, a mio avviso, un po' superato, però può darsi anche che ci sono dei contesti in cui sia ancora, diciamo, opportuno fare così. Quindi non voglio dire che si sbaglia a fare una cosa del genere. Poi ci sono ovviamente strumenti di livello magari un po' più entry level, chiamiamoli così, che hanno qualche funzionalità di gestione e sui quali io dico sempre ai miei clienti, anche andando contro i miei interessi, dico: cioè, è inutile che prendi magari come dire, una Ferrari per andarci a fare magari solamente la spesa, e se la tua necessità è quella solo di andare a fare la spesa e di fare qualche giro in città, comprati anzi un'utilitaria piuttosto che la Ferrari. Quindi in quel caso può tornare utile comprare uno strumento di livello inferiore. E, se no, altrimenti, se l'esigenza è quella di avere un'agenzia un po' più strutturata, un po' più moderna, che fa del marketing serio, che ha una gestione del dato finalizzata a fare business in maniera seria, beh, a quel punto allora ci vuole uno strumento professionale, che può essere Agim, come possono essere altri due o tre strumenti che sono in Italia, diciamo, in questa fascia di professionalità, insomma, di completezza
della gestione. Quindi ho fatto un po' una panoramica cercando di essere molto sintetico, però la realtà più o meno è quella, insomma. Okay. Da più, diciamo, fronti, e tu me l'hai confermato, c'è un occhio di riguardo oggi verso proprio cliente che deve acquistare casa, stanno nascendo anche servizi oltre a Property Finder tradizionale, ci sono proprio delle strutture che stanno seguendo, addirittura algoritmi che dall'America ti dicono guarda queste immagini e poi ti tracciano, diciamo, il profilo della tua casa ideale, ecco, indirizzandoti tra le migliaia di offerte che ci sono online. E, secondo te il modello quindi di portale immobiliare tradizionale è in qualche modo destinato ad evolvere per semplificare, se vogliamo, anche la ricerca da parte di chi si affida al web? In realtà questo sta già accadendo, soprattutto nei paesi esteri. I modelli, diciamo, di portale immobiliare che sono attualmente in Italia sono molto, diciamo, conformi a quello che è lo stile italiano della ricerca sul web in generale. Diciamo, sappiamo che noi siamo uno dei paesi più civilizzati al mondo, però per quanto riguarda il web siamo un pelino, un attimino sotto la media rispetto al mondo intero. Quindi ovviamente questo comporta anche una presenza di strumenti e di canali online che sono adeguati a quella che è la cultura, diciamo, internet in Italia, dell'utilizzo di internet in Italia. Quindi ritengo che in questo momento si possa fare meglio, però i portali, parlo ovviamente di portali, diciamo, più rappresentativi, in qualche modo offrono una ricerca abbastanza, diciamo, completa ed esaustiva. Sì, il riferimento, ti dico la verità, il riferimento alla centralità del cliente acquirente viene naturale proprio per una delle parole che hai citato tu, o meglio una piccolissima parte della frase che tu dici. Quando tu dici ci sono migliaia di offerte sul web, proprio per questo il problema oggi dell'agente immobiliare è quello di essere purtroppo confuso o comunque inserito in una marea di offerte, quindi il cliente, come dicevo prima, ha più scelta e quindi in qualche modo devi catturare la sua attenzione. Quindi è per questo che va un attimino data un po' di attenzione in più al cliente acquirente. In realtà poi non è esattamente vero che si sta cambiando, cioè si sta diffondendo questa cultura, però purtroppo ancora siamo un po' indietro anche lì, perché forse molti operatori immobiliari ancora non hanno capito appunto che l'importanza adesso è quella che sicuramente farà un po' da punto centrale dell'evolversi di questa tipologia di business, è quella di seguire meglio proprio chi ha intenzione di acquistare una casa. Quindi intendo dire di seguirlo proprio in ogni sua sfaccettatura, quindi sapere esattamente tutte le esigenze. Ecco, la figura del Property Finder, ad esempio, è una delle figure che in questo momento io amo di più, perché pone nella sua attività, pone la centralità proprio su quella che è l'esigenza del cliente, proprio nel minimo dettaglio. In questo caso stiamo parlando del sogno di ogni italiano, quello dell'acquisto della casa, e quindi è una delle cose più importanti che una persona può fare a livello di investimento di avventura personale nella propria vita. So che stai lavorando ad un ampliamento del core business di Agim, quindi gestionare sì, CRM sì, ma anche, diciamo, una serie di servizi che in qualche modo vogliono affiancare l'agente immobiliare nel quotidiano. Quindi, se vogliamo parlare e azzardare ad utilizzare il termine marketplace magari di servizi, quanto corrisponde al vero questo e che novità possiamo attenderci per il 2019. C'è un cantiere aperto molto importante quest'anno riguardo alla nostra attività di sviluppo di Agim e comunque tutti i servizi che noi solitamente facciamo, e proprio incentrato ovviamente all'evolversi anche di quella che è l'attività dell'agente immobiliare, la professione dell'agente immobiliare, e quindi anche noi di conseguenza cerchiamo un attimino di prendere un pochettino spunto da quello che succede nel mondo del business in generale o comunque delle attività, per dare magari delle opportunità in più interessanti, degli strumenti, dei servizi più interessanti
ai nostri clienti. Oggi chiaramente partiamo sempre dal nostro core business che è diciamo, il gestionale, però poi possiamo dire che l'idea è quella di agganciare una serie di servizi a corollario proprio del gestionale, che possono essere ovviamente servizi di interesse per la professione dell'agente immobiliare. Abbiamo cercato, per non disperdere troppo le informazioni, perché poi alla fine diventa un po' dispersiva, no? Con tutta questa mole di novità, abbiamo cercato di introdurre un concetto che è quello del marketplace, che appunto vedrà la luce nel 2019, che è quello di poter concentrare in un unico punto una serie di servizi e ma anche a livello informativo di informazioni che possono essere di utilizzo, insomma di utilità per i nostri clienti. Quindi da qua è nata l'idea. E Agim stesso sta diventando un sistema che si integra molto con servizi esterni, no? Quindi fatti da altre società che magari sono specifici per una certa tipologia di attività. Ci fai qualche esempio? Ad esempio realistico. Ecco, ok. Infatti stavo proprio per farlo, per essere un po' più chiaro. Realistico è una delle startup diciamo che si occupa di realizzazione di virtual tour, è integrata dentro Agim, nel senso che è possibile interagire con la piattaforma di Realistico per realizzare poi, diciamo, per visualizzare i virtual tour sia all'interno di Agim che all'interno del sito internet del cliente che utilizza Agim, senza dover per forza uscire dalla piattaforma oppure e quindi queste sono integrazioni che, ma Realistico è un esempio, ma ti potrei parlare anche di altre integrazioni che abbiamo e saranno sempre di più in futuro. Oggi la tendenza è quella di arrivare a un certo punto nel proporre, diciamo, un prodotto finalizzato a un certo tipo di attività, nel nostro caso il gestionale per la gestione dei dati, per la parte di CRM, e poi non inventarsi l'acqua calda, ma andare a integrarsi con delle realtà che stanno lavorando benissimo, peraltro una di queste è Realistico, appunto. Che sono specifiche per questo per certo tipo di attività, nel loro caso il virtual tour, e quindi fare un'integrazione con loro per dare il meglio degli strumenti che esistono in questo momento. Quindi un po' da tutte queste idee nasce un pochettino l'esigenza di riunire tutto in un, chiamiamolo un calderone, ma per essere sì, un po' sì, okay. Però no, è il marketplace, per dare un nome più tecnico. Ok, chiarissimo. Allora, senti, siamo diciamo in dirittura di arrivo, volevo chiederti come fa un agente immobiliare a conoscervi meglio? Sì, certamente il nostro canale principale, che è il nostro sito internet, che è sempre molto semplice da ricordare perché sono tre lettere, SSD come Savona, Savona Domodossola.it, è il nostro canale principale da cui poi uno può attingere a tutte le informazioni, quindi tutta la nostra attività, ci può contattare, può richiedere la versione dimostrativa del sistema e della piattaforma gestionale e poi insomma c'è anche il numero verde da poter contattare per informazioni commerciali. Da lì poi abbiamo ovviamente anche la nostra pagina Facebook che si chiama proprio Agim Gestionale Immobiliare. E poi la cosa migliore che dico sempre è cercatelo nella vostra città, perché sicuramente c'è un agente immobiliare che utilizza Agim, e chiedere direttamente a lui come si trova, perché diciamo un passaparola rimane ancora oggi il metodo migliore di marketing che esista. Benissimo. Paolo, allora niente, ti ringraziamo per il tuo tempo e quindi insomma ci risentiremo sicuramente in autunno per fare il punto sulla situazione e poi saremo in prima fila per il 2019, insomma per così per godere delle novità che porterà anche Agim Online a tutti gli agenti immobiliari. Quindi grazie Paolo. Benissimo, io approfitto per, se mi consenti, per fare una, dato che poi ci risentiremo ad autunno, do i compiti a casa per chi ci segue. C'è una lettura interessante da fare che è questa. Non era preparata, giuro. Ok, grazie. Non era preparata, però questo è un libro che ho iniziato a leggere, che è il tuo libro, insomma, comprare e vendere casa.
iniziato a leggere, è veramente molto interessante. Io co lo consiglio veramente a Grazie. tutti quanti. Adesso non era preparata, Va veramente non era bene. preparata, ma è molto, molto bello. Quindi io ringrazio te, Gerardo, di questa intervista, di questi minuti piacevoli, come sempre, passati insieme. E vi do appuntamento alle prossime. Vi ringrazio. Un caro saluto da Paolo Mago.